sappiamo come realizzare delle etichette per gioielleria estremamente professionali, complete di codice a barre e descrizione dell'articolo, o comunque stampabili con qualsiasi informazione sia necessaria per la specifica applicazione. L'etichetta, come potete vedere, è un'etichetta bandiera. Viene stampata però in rotoli attraverso una stampante, in questo caso siamo in una stampante a trasferimento termico o termica. In questo caso specifico noi stiamo utilizzando un materiale sintetico, un polipropilene termico, quindi viene stampata in metodologia termica diretta. L'etichetta è in rotolo. Il grande vantaggio è, oltre alla risoluzione del codice a barre che è leggibile da qualsiasi lettore, è di poter stampare anche un'etichetta alla volta senza nessuno spreco. La stampante è a 300 dpi per consentire una risoluzione che possa creare un codice a barre definito. Vediamo l'etichetta. Ogni etichetta viene stampata sulle alette laterali. La parte centrale si rende non adesiva attraverso la piegatura di queste alette che contribuiscono a eliminare la parte di adesivo dal tratto centrale dell'etichetta. A questo punto posso etichettare qualsiasi gioiello, in questo caso stiamo etichettando un anello, ma molto facilmente qualsiasi altra tipologia di gioiello. La parte adesiva si ripiega su se stessa, quindi da un lato avrò la descrizione dell'articolo, dall'altro posso mettere il codice a barre o qualsiasi informazione. La parte invece che passa sul gioiello non è adesiva e quindi non rovina l'adesivo, non rovina o lascia residui di colla. Adesso andiamo a verificare la leggibilità del codice a barre stampato sull'etichetta. Il codice è molto piccolo, malgrado il codice sia molto piccolo, utilizzando un lettore di codice a barre, come potete vedere in questo caso sto utilizzando un palmare, qualsiasi codice viene letto alla prima scansione. Se vi interessa la soluzione, potete contattarci ai nostri riferimenti.